E a te a tutti ciurma e benvenuti da Giochirina in questo nuovissimo episodio su God of War Ragnarok. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 50 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi è soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando, spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno signore e signori dopo che la volta scorsa ci siamo ritrovati appunto a Svartalfheim. Perché era lì che eravamo andati assieme a Kratos, Freya e Brock, e dopo qualche peripezia alla fine ci siamo ritrovati nella fucina ragazzi, al cospetto della donzella che era stata così tanto nominata dagli stessi Brock e Sindri, la quale ci ha praticamente forgiato, proprio letteralmente ragazzi fabbricato, una nuova arma, la lancia Draupnir, che ci servirà appunto per poter uccidere Heimdall. Nell'arma stessa la donzella ha infuso anche il sangue di un dio, sarebbe a dire appunto il sangue di Kratos. Purtroppo l'incontro con la donzella ha fatto sì che Brock scoprisse che in realtà è morto e che quindi Sindri gli ha mentito per tutto questo tempo. Dobbiamo ovviamente sperare ragazzi che Brock non si scagli con troppa rabbia nei confronti di suo fratello, che ovviamente gli ha mentito ma per il suo bene fondamentalmente. Con nostra grande sorpresa abbiamo anche incontrato Odino, che ha voluto un faccia a faccia con Kratos cercando di manipolarlo e anche di provocarlo secondo me in qualche modo, parlando ovviamente di Atreus. Alla fine dei giochi ragazzi non ci resta che quindi tornare a casa di Sindri e vedere quale piano riusciremo ad escogitare appunto per poter uccidere Heimdall. E quindi ragazzi l'ultima volta ci eravamo salutati qui in compagnia di Freya, quindi non perdiamo più tempo, continuiamo. Abbiamo appunto a nostra disposizione anche Draupnir, veramente un'arma molto molto utile. C'è una serratura che sembra fatta per quell'elsa che hai trovato. Se è come penso, ci sarà da combattere. Ho capito, in effetti ha appunto come simbolo quello delle missioni secondarie ragazzi, quindi come sempre mi perdonerete ma non possiamo affrontarla adesso. Per cui direi di continuare. Oh, quello è il nano che è tornato assieme a Odino ragazzi, ma quello che ci aveva permesso di procedere in qualche modo. Vabbè, fatto sta che stavo dicendo che Draupnir è estremamente utile proprio per anche per queste motivazioni qua ragazzi, perché ci permette pure di raggiungere luoghi che se no non riusciremo a raggiungere, di far esplodere i nemici e roba del genere. Quindi scusami cara, ah vai prima tu di me giustamente, mi pare ovvio, va bene, andiamo. Ehi, omone. Ok, anche lui è qui per una missione secondaria. Sentite, oggi non mi dovete proporre missioni secondarie, va bene? Già la seconda nel giro di 2 minuti. Ho da fare, omone. Grazie, omone. Purtroppo questo omone ha cose principali ben più importanti da fare, quindi torniamo finalmente, ragazzi, a casa di Sindri. Sono molto curiosa di vedere cosa verrà loro in mente per poter appunto andare ad Asgard. Ora che c'è un'arma per affrontare Heimdall, dobbiamo solo cercare esatto, di esatto, già, Freya. Se il piano è lo stesso. Lo è. Proteggerò mio figlio. Ok. Sembra che il piano originale di evitare il Ragnarok sia stato un po' accantonato. Dipende da Odino. Sì, è questo che mi preoccupa. Ascolta, fratello. Quelle cose che ti ha detto sono solo parole. Sì, ma credo che la vendetta non sia una minaccia vuota. Dobbiamo riflettere sui pro e sui contro. State correndo un po' troppo. Vediamo se Sindri ha scoperto qualcosa. Esatto, prima di mettere il carro davanti ai buoi, viviamo il presente, vediamo se abbiamo appunto scoperto qualcosa di nuovo e di utile. Così ci regoleremo di conseguenza, ragazzi. Però Kratos irremovibile, vuole proteggere Atreus e basta. Benissimo, eccoci qua. Parla con Sindri. Andiamo da lui. Pure io ho da fare, ragazzi. Scusate, Eccolo! Ehi, vieni a mostrare la lancia! Guarda che roba! Ma hai già parlato con tuo fratello? Avranno già parlato, perché Brock ci aveva chiesto di non fare una parola di quello che ha scoperto, ma che insomma se la sarebbe vista lui giustamente. Eccoci qua. Guarda un po'. Ora tocca a te! Wow! Oh, ma guarda qua! È speciale quella! Non serve dirmelo! Hai trovato come arrivare ad Asgard?
Non proprio. Ah. Ho avuto delle idee, ma non erano molto buone. Senza un modo per andare ad Asgard, che facciamo? Non lo so. Devo pensarci. Dici... stanco. Ah, beh, fa un po' strano. Riposati. E quindi non è successo nulla di strano con la donzella? Proprio nulla? Assolutamente. Tutto liscio come un culo. Perché? Hai motivo di pensare che potessi mandarla in vacca? Cosa? No, no, certo che no. Mi rallegra sapere che è andato tutto come previsto. Beh, è così. Ed è stata una vera avventura, per di più. Ho insegnato a tutti loro ogni cosa sulla natura e sulla forma delle cose. Un vero motif. Smettila di inventare parole. Ho detto che era un motif. Eppure bellissimo. Sei impossibile. Io sono il più possibile qui in giro. Ok. Quindi ha deciso di non dirglielo ancora, perlomeno. E stavo dicendo che fa strano sentire Kratos pronunciare queste parole. Sono stanco. Io credo che sia la primissima volta in assoluto che lo sento dire questa cosa. Non lo so, ci ricorda che comunque in un modo o nell'altro anche lui ha un lato umano. Comunque ragazzi, allora, possiamo di regola, sì, adesso possiamo potenziare anche Draupnir, però attualmente mi è rimasto soltanto questo poco argent, quindi non posso fare assolutamente nulla, ragazzi. Triste ma vero, penso di non aver mai avuto così poco argent fino ad ora. E quindi sì, non posso potenziare assolutamente niente, ragazzi, non posso far nulla. Ok, si sono aggiunti dei nuovi incantesimi, potrei creare uno di questi nuovi incantesimi, ma attualmente non mi interessa, ne avevamo creato uno, se non sbaglio, la volta scorsa. E quindi bene così. Non ci resta allora che andare a riposare. È giusto che anche lui si riposi. Dove vai, fratello? A dormire. Così continuiamo ad avanzare alla cieca, sperando di non finire dritti nel Ragnarok. È questo il piano? Che altre cose possiamo fare?
Kratos. Tutto bene. Bene, tuo padre sembra pronto a partire. Allora andiamo? Vieni, brontolone. Oh, scusate ragazzi, ma... cioè, per quanto fosse un momento molto semplice di per sé, è stato molto intenso. E ha trasmesso tutto senza che lui dicesse niente, ragazzi. L'ho visto proprio sì, stremato, proprio stanco ed emotivamente provato. In un certo punto, ragazzi, si è visto che gli tremava anche il labbro per la commozione quando guardava il sacchetto che gli ha dato Fire. Quasi, insomma, a dover reprimere pianto e il dolore. Cioè, wow. Vedere un personaggio come lui così colpisce tanto. Andiamo. Non so se è un ricordo o se sta sognando, o se sta sognando un ricordo. Chissà. Ti piacciono queste onde delicate, piccolino? Tuo padre e io attraversiamo spesso questo fiume. Un giorno imparerai a navigare in queste acque. Viviamo nel cuore della foresta selvaggia, il luogo più incantevole di tutta Midgard. Qui c'è calma e sicurezza. La selvaggina è abbondante e non ti mancherà mai nulla. Siamo vicini a dove ho conosciuto tuo padre. A momenti ci decapitavamo a vicenda, ma da allora si è intenerito. Più o meno. Purtroppo per te è sempre terribilmente stoico. Beh, è stato formato così. Non è una sua colpa, voglio dire. Immagino toccherà a me insegnarti a parlare. Tuo padre ti insegnerà a cacciare. O magari dovrò occuparmi io anche della caccia, dato che lui sembra bravo solamente a grugnire. Non hai nulla da dire a tuo figlio? Cosa vuoi che ti dica, Faye? Di qualcosa. Lascia che senta la tua voce. Lascia che ti conosca. Starà molto meglio sapendo il meno possibile. Non sempre la conoscenza è un fardello. Pensa. Il potente dio della guerra spaventato dal proprio figlio. Non ho paura di nostro figlio, Faye. Ho paura per lui. È
è innocente. Non siamo i nostri fallimenti. Non siamo ciò che eravamo. Dobbiamo essere migliori. Lei lo diceva, quindi. Atreus è il nostro futuro. Tienilo al sicuro, Kratos. Proteggi il nostro figlio. Che è successo? Che ti ha fatto di male quel muro? Io mi sto allenando. Me l'ha insegnato mio padre. Ah, ok. E funziona? Non ancora. Allora, a che cosa ti stai allenando? A controllare le emozioni. Heimdall cerca di farmi perdere il controllo. Non posso dargli la vinta. Trud, ehi. È Trud, tranquillo. Vi addestrate senza di me? Ed è una buona idea? Addestrarsi? Per me è un'ottima idea. Ma tua madre non si arrabbierà se lo scopre? Hai ragione. Ma hai considerato... Io non... Quello non mi ha fatto male, in realtà. Mm-hmm. Comunque, nonno vuole vederti. Oh, nonno, giusto, ok. Ecco, prendi questo e... Salutami tanto Sif, Lady Sif. E Atreus. A più tardi. E Trud. Ciao, Trud. Ciao. Che strani i ragazzi di Midgard. Strano può essere positivo. Voi due. Comodo spostarsi che c'è lì dentro? Così. Latte cagliato. Mamma lo adora. Lui aiuta così. Nonno è nel suo studio. Ci vediamo dopo? Ok. Grazie. Quanto sono speciali sti giochi, ragazzi. Perché quanto sono fatti bene. A parte che ci sono sempre questi passaggi bellissimi fra Atreus e Kratos. Kratos l'ho visto abbastanza scosso, ragazzi.
Ed è una cosa che mi destabilizza, perché Kratos non ti aspetteresti mai di vederlo scosso o teso o ansioso o preoccupato, e vederlo così colpisce anche in questo caso. Mi direi di andare a cercare Odino nel suo studio, vediamo cosa vuole da noi e se ci affiderà qualche nuovo compito, non lo so. Lo studio di Odino è qua, ma aspetta. Ah, possiamo rigliare, fermi. Non devi sempre sapere il perché di tutto. Devi solo accettare quello che dico. Ma io sono grande. Non si tratta della tua età. E allora di cosa si tratta? Perché alla mia età Magni e Modi hanno intrapreso la strada verso la loro morte. Non capisco. Non ci provi mai. Allora aiutami. Perché vuoi percorrere la stessa strada? E per di più con quel ragazzo. Lui non c'entra. Questo è il mio sogno. Tu non hai mai... Non sei una contadina. Noi siamo Aesir. Abbiamo doveri, non sogni. E tu devi comportarti come tale. A volte ti odio. Ok, cosa vorrà mai fare Trud assieme a noi? Il mio sogno. Wow, parliamo... Cioè, usiamo parole grosse, raga. Va bene, andiamo. Qui no. Forse Odino è giù nella sua biblioteca. Probabilmente sarà di sotto, visto che non è qui. Se no, se n'è andato. Ma di che stai parlando? Io non capisco. La maschera. Il gigante che ha ucciso i miei figli. Per te te lo posso spiegare, ma sei tu a doverlo capire. Smettila di stare a sentire tua moglie. Sta annebbiando quel po' di cervello che ti rimane. Lei non c'entra. No, c'entrano i tuoi limiti. Accettali e volta pagina. Ora va a distruggere qualcosa, ok? Francamente ti preferivo ubriacone. È andato via. Chissà di cosa stavano parlando, ragazzi. Boh, cioè, qual quadra non cosa. C'è qualcosa che puzza. E non capisco cos'è, sinceramente. Ok, vieni qui. Eccomi, sì, mi hai mandato a chiamare, dimmi. Finalmente l'ho decifrata. Qui hai ucciso Ymir, vero? Il primo gigante. Dimmi, si può uccidere una valanga? Placare una bufera? Lui era una forza della natura, una vera potenza. Io ero giovane e sciocco. E vidi un'occasione per creare qualcosa di più. Per te sarà crudele, ma ho fatto ciò che ho fatto per proteggere la mia posizione. Perché costruirci la casa? Che c'è qui? Se devo fidarmi di... Sto cercando di dirtelo. Dopo la morte di Ymir, ho visto qualcosa, il raggio. Forse l'origine di tutta la realtà. Ci ho guardato dentro e c'era qualcosa che mi guardava a sua volta e mi sussurrava. Cose che non potevo comprendere, ma sapevo che erano vere. Quando mi ha accecato, credevo che non avrei più guardato all'interno e poi ho trovato questa. E sapevo che grazie a lei avrei finalmente avuto delle risposte. Sai, figliolo, non so dove andrò quando verrà il tempo. Non ci sarà il Valhalla per me, il Ragnarok non può essere la fine. Voglio sapere se c'è qualcos'altro. Voglio sapere cosa ne sarà di me. E questa è la verità, lo giuro sul mio occhio sano. È la verità. Questa scritta qui parla di un alito gelido. Alito, vento. Deve essere Elaim. Elaim, dici? Aggiudicato. Che so Lolo Dempsey. Andiamo con lui. E io ho la persona giusta per accompagnarti. Come non detto. Chi? Trud, scommetto. Ci scommetto quello che non ho, che è lei. Confido che saprete gestire questa responsabilità. Puoi contare su di noi.
non mettermi nei casini. Oh, quasi dimenticavo. Heimdall pure verrà con voi. No, che privilegio per tutti quanti. Oh, ehi, fermo. Per affrontare il gelo estremo di Elaim ti serve prima una cosa. È frilla. Ti manterrà bello caldo, non ringraziarmi. Ah, Mimir diceva che nemmeno Odino resiste al freddo di Elaim. E tu credi a ogni parola di quel caprone? Krud, peccato che il tuo primo viaggio fuori Asgard sia Elaim. Ci divertiremo anche qui. Ok, iniziato la furia di Hel. Inizia questa nuova missione ad Elaim per trovare il nuovo pezzo di maschera. E Odino sembrerebbe averci detto quella che lui dice essere la verità, cioè che vuole sbirciare lì dentro per sapere solo cosa ne sarà di lui. Ma perché cavolo uno dovrebbe voler sapere cosa ne sarà di se stesso? Cioè, a che pro, tra l'altro, per evitarlo, per... non lo so, sono confusa. Quanto sia bello farvi da babysitter. Il padre di tutti mi ha affidato un altro compito. Ah. Se finite nei guai, gridate, così saprò dove sono i vostri corpi. Per questo è venuto. Ok. Troviamo il pezzo di maschera. Il frammento finale, tra l'altro, ragazzi, attenzione, non un frammento qualunque, di maschera. Per questo che Heimdall è venuto, perché doveva fare qualche altra cosa, quindi dovremo ovviamente, ragazzi, cercare di trovare quanto più argento possibile, perché siamo rimasti veramente a secco. E però dobbiamo vedere dove ci conduce la Finalmente maschera. Finalmente posso mettermi alla prova con un vero esperto di Valchirie. Primo, gli Hellwalker sono nulla rispetto alle Valchirie. E secondo, pensavo non mi credessi. Aspetta, perché dice esperto di Valchirie? Perché forse nel primo si dovevano affrontare tutte le Valchirie, probabilmente per quello. La maschera, se vado di qua, non brilla più. Dove minchia devo andare, scusa? Il punto è che almeno con Thor, ragazzi, potevamo raggiungere molto facilmente anche punti difficilmente raggiungibili. Invece con lei cosa potremmo mai fare? Non lo so. Di qua smette di brillare, ragazzi. Ok, da questa parte forse. Sì. Di qua, dai. Oh, qua c'è un fossile. Intanto apriamolo. E vediamo quanto argent. Ok, recuperiamo più di 1000 pezzi d'argent. E quindi andiamo di qua. Oh, ecco fatto. Ben, ben, ben. Vediamo di non farci intimorire, ragazzi. Boom, boom. Ehi, ehi. Buono. Se c'ho l'aiuto dalla spadina magica. Da cipi, troppo cipi la spadina. Io credo che ha combattuto contro le Valchirie. Solo non credo sia stato il nonno a corromperle o a causare la desolazione a Midgard, o che abbia fatto uccidere tutti i giganti. Ho detto tutto? Parecchio. Vabbè, perché mai dovresti credere che tuo nonno è uno stronzo? Mi pare giusto da un certo punto di vista. Comunque, la maschera conduce da quest'altra parte, ragazzi. Quindi aspetta, ho raccolto quello che era qua? No, infatti. Cosa c'è? Luna spezzata. Andiamo, va. E qui altri pezzi d'agio. Andiamo avanti. Direi di non cincischiare, ragazzi. Ci penso io. Ma perché solo te, scusa? Infatti. Che stiamo a fare se no? No, gli incubi no. Quanto mi stanno sulle pallozze. Tu puta madre. Lo ammetto, questi guerrieri non sono poi così tosti. Eccolo qua l'altro incubo. Sì, lo so, è che... Ecco fatto. Gli incubi possono essere veramente un incubo. Arrivo. Ecco qua. Allora, quali altri crimini efferrati ha commesso mio nonno? Vediamo. Tanti. Ha decimato Vanheim, torturato Tyr, assassinato Groa, assassinato Ymir e la lista continua. Mm-hmm. Interessante. E dove l'hai sentito? Da Freya e Mimir. Oh, dai, l'ex moglie traditrice e l'ex consigliere rancoroso. Bene. Senti, non mi credi, ma... Certo che no. O mi stai raccontando balle o sei un ipocrita per averlo aiutato. Possiamo pensare alla missione? Beh, allora perché cavolo continui a farmi le domande? Scusami, Trud. Ma lasciala perdere. Mio padre era un'altra persona rispetto a ora. Ma è cambiato. Forse anche Odino può cambiare. So quanto sia difficile sentirla, ma dovresti conoscere la verità. Poi ciò che vuoi farci
scelta. Già. Perché mai Freya e Mimir avrebbero dovuto inventarsi queste cose, scusami? Cioè, solo per screditarlo? Non credo. Andiamo, va. Senza stare a perdere troppo tempo. Se no, oggi non combiniamo una mazzetta. Recuperiamo quest'ultimo pezzo di maschera, ragazzi. Così vediamo che cavolo succede dopo. Succederà qualcosa di figo? Odino la userà finalmente per guardare dentro lo spiraglio di luce senza restarne nuovamente accecato? Qua che abbiamo? Pezzi d'argent, perfetto. Sì, la strada comunque è giusta. Sì, lo so che mi devo equipaggiare con la maschera, mi pare ovvio. Però è di qua che dobbiamo andare. La maschera conduce qui. Sì, decisamente. Torniamo indietro, troveremo un'altra via. Ok, però quel forziere un po' gola mi faceva, però... Vabbè, troveremo un'altra via. Sarebbe figo tipo salire qua sopra in qualche modo, no? Non potremmo arrampicarci o robe simili. Ecco qua, vedi, poi... Cristo, alzi il Walker, andiamo nella direzione giusta! Esatto! Uè! Vai, 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 vai! Fin troppo semplice. Oh, c'è qualcuno ancora che mi aspetta? Bello! È bello! E arrivo! Ecco qua. Ok, fuori un altro. Wow! Hai visto? Che figata, eh? Ho voluto risfruttarlo, ragazzi, perché era da un po' che non lo usavo. Whee! Boom, boom, boom! Ecco qua, fuori un altro. Bello sistemato, tutti quanti. Arriva, ragazzi! Ecco qua. Finita la magia. Però, sti cazzo, è stato bello lo stesso. Tua sorella... Ecco qua, oh ma quanti sono? Scusatene. Che cavolo. Oh, ok. Gemmina vitale. Forse abbiamo trovato un'altra via. Beh, vedi che te l'avevo detto? Devi avere fiducia in Loki, scusa. Sì, lo sto per fare. Ci penso io? Come no. Ok. Ehi, è tutto ok, vero? Già. Forse le nostre famiglie sono destinate a essere nemiche. Beh, noi no. Io non ci credo. Ok, arrampichiamoci, va. Quello che credo davvero è che sarai una grande valchiria. E lo voglio dire a tua madre. Anche se mi mette una paura tremenda. Lo apprezzo. Grazie. Ma ora troviamo il pezzo di maschera. D'accordo. Intanto apro questo super forziere. Sbrilluscicoso. Che cosa c'è? Cosa c'è? Cielo cadente. Scocca una cascata di frecce soniche dirompenti che bombardano l'aria. Wow. Io direi di sì, ragazzi. Direi di sì. Equipaggiamo questa abilità con l'arco. Sembra molto buono. E adesso possiamo procedere. Scommetto che è da questa parte che devo andare. Va bene, qua usciremo di sicuro dall'altra parte di quel cancello, ragazzi. Spacchiamo queste, ecco. E ora? Non saprei. L'istinto mi dice che ciò che cerchiamo è qui. Oh, l'istinto mi dice intanto di far saltare queste. Forse così sarebbe meglio. Vediamo cosa c'è all'interno. Soltanto dei pezzi d'argent. Ma quello che cerchiamo è qui? Davvero? E cosa? Certo, faccio saltare in aria questi. Questo non è difficile. La cosa difficile è diventare bravi nel tiro. Puoi insegnarmi? Già. Sarai la prima valchiria arciera. Sai che figata? Sai che figata assurda. Uè, vai. Ecco fatto. Hai visto? Ah, si è aperto quello di sotto, non questo qua di sopra. Vabbè, ripasseremo direttamente da qui, mi pare ovvio. Opla. Andiamo, Trud. Sono troppo impaziente oggi, ragazzi. Ma è ancora chiuso? Ma questa è una grandissima fregatura, scusate. Cioè, cosa è successo, in effetti? Tra l'altro, lei rimane lì. Ah! Quanto sono stupida, ragazzi. Adesso possiamo salire qua sopra. Come avevo immaginato di far prima. Ecco, è chiuso pure qua. Non ci posso credere. Oh! Prendiamoli! Usiamo questo, vai! Ecco qua. Adoro, mi piace. Che figata. Poi potenziando la stabilità su... Oddio, no! La rallentiamo!
stato io. Ah, no, 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 c'è la tizia ragazzina antipatica. Aspetta, arrivo, arrivo. Come fa un po' pure a me, però. Oh, no, si è buggata. Oddio, come l'ho evitato per puro sedere, ragazzi. Puro sedere. Ehi, ma si è buggata lì nell'angolino, ma serio? Ok, l'ho sbloccata spaccando il barile, ragazzi. È buona, però. Oh, oh, oh. Pezza di merda che non sei altra. Si calmi, signora. Vai. Whee! Bello, bello pure sta attacco unico, adoro. Ecco, molto, fatto. Molto inquietante. Sono d'accordo, Trud. Davvero d'accordo. Però direi che adesso possiamo saltare. Scusa. Questo. E saltare questo. Andiamo. Sì, aspetta però. Che dice la maschera? Ah, ecco. In mezzo a queste costruzioni l'indicazione della maschera non è chiara, ma penso che siamo sulla strada giusta. Pensi? Non ho guardato lì sopra, ragazzi, vabbè, ma io ero interessata a questo principalmente. Cosa ci sarà mai qui dentro? Legname, pietralegno, e tanti pezzi d'argento. Fantastico. Va bene, la maschera che dice? Dice che comunque è di qua che dobbiamo andare, quindi non ho sbagliato poi così tanto. Prendiamo questo, pezzi d'argento, e andiamo di qua. Uè, oh no, sono quelli super antipatici. Sì. State buoni però. Salve. Eccoci qua. Scusate, ma avremo un po' di fretta. Di frettina. Ancora, no, gli incubi no. Maledetti, vai. E su. Altro incubo, ecco qua. E ho colpito lei invece di colpire quello. Vai. Ok, aspetta però, fammi vedere un attimino se c'è qualcosa qui. Allora di qua? Sì. Certo. Mi prendi in giro. Deve filare tutto liscio. La mia famiglia deve capire cosa so fare. Lo so. Sì. Vale anche per me. Ok, d'accordo. Ma perché mi sta mettendo tutta sta pressione a me? Scusami, cioè, che vuoi da me? Non ho capito. Oh. Raccogliamo questi pezzi d'argento, questa gemma vitale. E andiamo avanti. La strada, non so se è corretta. La maschera non brilla. Andiamo avanti, va, vediamo un po'. Oh, di qua non si procede. Qua c'è qualcosa. Luna spezzata, però possiamo salire. La maschera brilla? No. Maschera? Non dice niente. È di qua. Credo da questa parte. Andiamo. Lascia che ci pensi io. Ok, questo affare si sta ribellando. Vedi qualcosa lì dentro? Sì, 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 lo vede come. Aspetta, buona. Si alza. Ok. Oh. Bene, qualunque cosa tu abbia colpito ha sfondato di nuovo il terreno. Torniamo a controllare. Ok, è mai possibile? Sai, parlo tanto di mia madre. Tuo padre com'è? Diretto. Sembra voglia costringermi a seguire uno schema. Ma non credo di essere così. Beh, so esattamente cosa si prova. Il fatto è che io non so quello che voglio. È bello che tu lo sappia. Lo capirai. Beh, cioè, non so quello che voglio. Se sei ancora un fraffroso, cioè, cosa vuoi sapere? In effetti, ma quello che mi stavo chiedendo, possibile? Ma è possibile che non si riesca ad aprire una porta senza dover fare altri 3 miliardi di chilometri invece per raggiungere il posto dove si è sfondato il terreno? Ma quanto dobbiamo tornare indietro, scusami? Ma tornare indietro di quanto? Aspetta, no, mi sono persa. Dove dobbiamo andare? Oh. Oddio. Con quale rabbia, zio. Sì, infatti l'avevo notato, mio caro. Mia cara, anzi. Oh, a fesse sorete. Vai. Ecco. Adoro. E quanti sono? Oh, porca paletta. Non so se è il caso di usare il lupo, ragazzi, però appunto non vorrei sprecarlo. Aia, tu sorella. Scusa, bro, Mi state a sciacquare un po' le palle. In effetti, perché oggi, cioè, avremo un po' di frettina, capito? Non è che possiamo restare qua in eterno, cioè, a badare ai fattacci vostri, cioè, capite? Capite un po' la situa? Che diamine. Via. Ecco. Ah.
Oh, a posto, chi c'è ancora? Ah, cioè, come cacchio ti permetti? Mi scusi. Mi scussi, eh? In testa? Oh, adoro. Passerà mai? No, non passa. Mamma farà una fatica immane a tenermi ad Asgard dopo tutto questo. Legname. Gemma vitale. Non so cosa ho raccolto. E pezzi d'argento. A volte non esce la scritta di ciò che si raccoglie. Comunque, pezzi d'argento. Una mazza di gnon. Allora, suppongo di dover andare di qua. Sì, ovviamente. Ora dove? Prima la maschera indicava di proseguire dritto, ma ovviamente la via è bloccata. Forse è per tenere fuori le persone. Ma dai, davvero? O entrambe le cose. Scommetto magari che c'è un'altra strada. C'è sempre. Sicuramente c'è un'altra strada. Il punto è capire dove. Ok, qua ragazzi si può far saltare. Chiama! Bene. Passiamo da sotto, tanto per cambiare. Come hai capito di voler essere una valchiria? Di colpo. Ah, dopo un così litigio con mamma sono fuggita e le ho viste addestrarsi. Ogni loro movimento aveva uno scopo preciso. Come se sapessero esattamente dove stare. E in quel momento lo sapevo anch'io. Ok, tipo la chiamata di Gesù Cristo, cioè che quando la senti poi magari te fai prete o te fai suora, roba del genere. Sì, un attimo. Devo prima aprire questo piccolo pensierino. Quanti pezzi d'argento? La maschera vibra, ragazzi, dice che è di qua che dobbiamo andare, almeno spero. Vediamo un po'. Sì, è da questa parte. Che ci dobbiamo fare con sto coso? Credo da questa parte. Sì, esattamente. Lo sposti te. No, troppo bloccato. Smettila. No, è bloccato. Qualcosa la blocca. Ci do un'occhiata. C'è una catena. Ma voglio sapere il resto. Ok. Sì, ma no, troppo pesante. Hai visto queste braccia? Vediamo. Sì, ma forse da questa parte, ragazzi. Vediamo un po'. Sì, sì, stai calma però. Stai buona, vedi? Possiamo far saltare qualcosa. E dai. Sine! Niente male. Lo so. E per forza urlare, non c'è bisogno, cara. Dicevo, vedere lottare le valchirie con forza e stile mi ha fatto vedere le cose con chiarezza. Per la prima volta ho visto il mio futuro, chiaro come il giorno. Ok, quindi è questo il sogno di cui parlava, diventare una valchiria, d'accordo. Quindi voleva fare venire in missione con noi per dimostrare il suo valore, dimostrare le sue capacità. D'accordo. Andiamo su. Siamo dall'altra parte, mi auguro. Sì, a quanto pare sì. Peccato che i giganti seguano una profezia. Che ti importa? Percorri la tua strada, come stiamo facendo ora. Sì, ma da che parte dobbiamo andare? È di qua, ragazzi, non è dall'altra parte. Qua c'è un mega fossile. Legname, metallo e pezzi d'argento. È da questa parte? Sembrerebbe proprio di sì. Solo che io sto a fare e non posso farlo saltare. Si dovrà sollevare in qualche modo, suppongo. Però questa non si apre manco per No, è bloccata. Fatti ragazzi, da parte, dai. Uncolo. Già l'abbiamo visto che è bloccata. Ah, ecco, anche perfetto. Questa è bloccata. Sì, ecco fatto, tesoro. A posto. È sempre lì a sbraitare. Diamoci dentro. Facciamo fuori quel rompiscatole, ragazzi. E colpo, vai. Quanti siete? Ammazza. E la ragazza non le manda a dire, ragazzi. Arrivo. Mi butto anch'io nella mischia. Ecco fatto. Chi manca? Chi manca che ne ho per tutti? Manca lui. Ecco qua, guarda. Bello e sistemato. Che fai, tesoro? Non è ancora morto. Ecco qua. Siamo un'ottima squadra. Sì. Dove si va ora? Diciamo di sì, aspetta. Sì, lo so come devo equipaggiare la maschera. Che diamine. Però apro prima questo. Scusate. Vediamo un po'. Da che Se parte si va? Se riuscissimo a superare quella stupida cassa. Ok, allora la maschera per ora non dice una mazza. Oddio, no, forse è di qua che dobbiamo andare, esatto, sì. Pare che sia da questa parte, ma c'è un ostacolo. Ennesimo cancello chiuso, guarda un po'. Come la togliamo di mezzo con la cassa? Ma se io...
spostassi... Ah, ci arrivi lassù? Sì, certo. Grazie, cara. Gentilissima, ragazza, gentilissima. Cerca un modo di far cadere la cassa dall'altro lato. Io ti aspetterò qui. Va bene. Non mi arrampico mica come te. Va bene. Va bene, va bene, va bene. Sarei forte, ma non sei agile come sottoscritto. Allora, Ingrid, dobbiamo fare il giro da soli. Sono stato scortese a parlare di suo nonno. Deve sapere la verità. Dico bene? Sì, credo. Ehi, dici a me? No. Sto parlando con Ingrid. Ok. Beh, sto aspettando. Lo so, sono appena arrivata dall'altra parte. Dammi un secondo. Apriamo questo mega fossiera e sbrio luscicoso. Furore del lupo, evoca tre lupi spettrali che aggrediscono i nemici. L'evocazione è runica, ragazzi. Attualmente abbiamo appunto la picchiata del falco, ma... direi che oddio, allora, adoro sia i falchi che i lupi, ragazzi. Sono animali meravigliosi, ma direi di provare questa qua del lupo, dai. Dove posso dare un'occhiata a quella cassa? Ecco, da qua, guarda. Però non ci arriveranno mai le frecce lì. Oh, sì? Sì. L'hai fatta! Ottimo! Meglio tornare. Fantastico, ecco. Oh! Ehi, no, tu sorella. Stai bene? Come no? Puta madre, sì, un attimo! Ecco qua, intanto per... No, due di queste, che palle! Vai! Eccoli qua, ragazzi, i lupi. Ma non gli... Sbaglio o non gli hanno fatto un cavolo? Non mi sbaglio, perché non gli hanno fatto un cavolo. Oh, Ingrid, vai! Attacca un po' pure te, però, mannaggia la pupazza. No, aspetta, l'altro è morto. L'altro schifo. Ah no, sì, è morto un par de palle. Avevo visto bene allora. Aspetta, che carico per bene. Ecco qua, vai, vai Ingrid, vai. Attacca, attacca. Bello, quando sei stordita non riesci a muoverti come al solito, merdaccia. Aspetta un po', va, che ti continuo a colpire come se non ci fosse un domani. Ecco qua. Oh, perfetto. Ritorniamo da Trude. Ci siamo aperti la strada fino al monte. Bene, via libera. Sì. Andiamo. Andiamo, andiamo. La maschera è impazzita. Siamo vicini. Parecchio vicini. Forzierino. Quanto argent? Sempre più di 1000. Perfetto. Andiamo dall'altra parte. Che cos'era? Non guardare me. Tu conosci il posto. Non sarà niente. Allora, una volta siamo stati qui e c'era una specie di coso gigante. No, non so se era gigante, non mi ricordo. Era successo qualcosa di serio comunque qui a Elaim. Fatto sta che questo verso, questo grugnito, questo gorgoglio sicuramente non ispira niente di buono. Ma ragazzi, purtroppo per oggi ho finito il tempo a mia disposizione per registrare. Quindi io direi di lasciare questa suspense qui che aleggia e scoprire cosa ci attende la prossima volta. È stato un episodio veramente ricco di momenti emozionanti e inaspettati, pure in questo caso, perché pure oggi, ragazzi, ci hanno mostrato Kratos sotto un'altra luce, una luce che non mi sarei mai aspettata di vedere, che mi avvicina moltissimo a lui, cioè comunque ti fa capire che dietro questa sua maschera, ragazzi, questa sua spessa corazza, c'è comunque qualcosa di umano, se vogliamo definirlo così, che soffre, prova dolore come tutti gli altri. Cerca ovviamente di nasconderlo, di reprimerlo, ma c'è. Ed è stato molto bello scoprire questo nuovo lato di Kratos, ragazzi, davvero molto commovente, tra l'altro. E adesso quindi non ci resta che finire e portare a termine questa missione con Atreus e trovare l'ultimo pezzo di maschera. E sono davvero molto molto impaziente di vedere cosa succederà una volta che la maschera sarà completa. Come sempre aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!